Buonasera, benvenuti, sono Francesca Lamberti di Fotonica e sono qui al meeting in occasione di questa grandissima manifestazione con Diego Fernando Balducci, che saluto, ciao Diego. Ciao, ciao. Diego è il creatore di Esmeralda Investimenti, un portale web che è stato creato chiaramente da Fotonica a livello quindi supporto tecnologico e grafico, però ideato da appunto Diego. Io volevo farti alcune domande in riferimento alla tipologia di attività appunto che svolge Esmeralda Investimenti, e quindi che tipo di attività, qual è il mercato di riferimento e a chi si rivolge Esmeralda Investimenti. Esmeralda Investimenti Immobiliari Internazionali si occupa appunto di consulenza per investimenti immobiliari all'estero. Trattiamo prevalentemente gli Stati Uniti, la Florida in particolare, la Spagna e la Germania. Okay. A breve avremo anche il Brasile come prodotto, un prodotto di classe, di un progetto abbastanza importante di un gruppo molto conosciuto, il gruppo Rivera. Il mercato a cui noi ci riferiamo è il mercato italiano prevalentemente. Okay. Di quelle persone che vogliono investire hanno abbastanza capacità da potersi permettere un investimento in questo momento. Chiaro, chiaro. Quindi per arrivare a voi e per avere informazioni, no, su come acquistare l'immobile, su come fare questo tipo di investimento, come devono fare? C'è un portale quindi a disposizione? Abbiamo il portale creato appunto da Fotonica, creato egregiamente secondo le mie richieste, rispettate. Grazie Diego di questa pubblicità. Poi ovviamente siamo presenti anche su Facebook, quindi il canale di YouTube e Twitter. Benissimo. Siamo comunque collegati virtualmente in ogni modo. Grazie alle tecnologie oggi anche, questo è un lavoro che mi permette anche di viaggiare, di essere comunque raggiungibile, disponibile per i clienti, anche se sono dall'altro lato del mondo, quindi è Diciamo il sito web è www.esmeralda-investimenti.com. Perfetto, il trattino il meno. Trattino sì, il meno. Ok, io volevo chiederti una cosa, quindi perché si devono rivolgere a Esmeralda? Alla fine i punti di forza che può avere Esmeralda rispetto a un'altra realtà che svolge questo tipo di attività, quali sono? Sì, innanzitutto sto cercando di adeguarmi a quello che è un po' il sistema internazionale, cioè non chiedere la consulenza al cliente, okay, nessun peso, dici, di consulenza o intermediazione, sì, al, sì, cliente, il quale avrà soltanto costi legati al suo investimento, okay, nient'altro. Okay. Seguiamo il cliente sempre, quindi prima, durante e soprattutto dopo l'acquisto, il suo investimento. Bene. E un'altra cosa. È sempre in italiano. Sempre in italiano, quindi in lingua italiana. In lingua italiana anche all'estero, i nostri collaboratori parlano tutti quanti italiano. Bene, bene. E un'ultima cosa, opportunità che ci sono attualmente, progetti nuovi di Esmeralda, quindi in questo momento particolare, no? Mi sai dare qualche input? Guarda, leggevo proprio due giorni fa, sì, Trulia è un portale americano, ha fatto, anzi ha pubblicato il suo report sull'interesse tramite, analizzando il trend, sì, del web, sull'interesse per gli Stati Uniti, che è un paese che trattiamo. Sì. Si è visto un calo dovuto all'aumento dei prezzi, cosa positiva perché ha investito prima in Florida, Miami soprattutto, e si è visto un calo dovuto appunto all'aumento dei prezzi e anche alla mancanza di interesse dell'Eurozona, che in questo momento sente questa crisi sempre più marcata. Okay. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che l'Eurozona o comunque gli italiani compresi non sono più in grado di investire, semplicemente, sì, devono guardare altri mercati, come può essere in questo momento abbiamo la Spagna. Esatto, esatto, infatti questo mi interessava, cioè dimmi qualcosa. Allora, parlando proprio di numeri, ti dico che in Spagna oggi compri un appartamento di 80 metri quadri, sì, due stanze, due bagni, sì, un garage privato, in un golf resort di lusso a 98.000 euro. Contro i 318.000 euro pre-crisi, 98.000 euro ognuno di voi sa cosa ci fa in Italia. Chiaro, sì, direi poco e niente.
Quindi le opportunità ci sono. Sì, l'Eurozona è in crisi, ma ci sono comunque le opportunità. E di questo ci occupiamo noi, quindi cercare le opportunità migliori. Quando parliamo noi di percentuali, parliamo sempre di netto. Sì. Parliamo sempre di percentuali, per esempio Stati Uniti, Miami, un investimento di 60.000 euro ti può dare il 10% netto, certo. Quindi tolte le tasse, tolte la gestione, manutenzione, tutto quanto. Certo. Benissimo, perché a questo punto bisogna informare, no? Di questo tipo di attività, perché poi le persone devono rivolgersi a chi fa questo di mestiere e a chi effettivamente può dare consigli migliori per poter fare questo tipo di investimento, dato che le opportunità ci sono, le possibilità sì. ci sono, molto interessanti, quindi è bene... Le possibilità ci sono, prima ho detto una cosa, cioè per chi può, nel senso che il mio lavoro è quello di consigliare. Quando qualcuno viene e mi dice, guarda, io ho 30.000 euro da parte, voglio io... Tra virgolette, voglio farmi un po' i fatti tuoi e sapere se quei 30.000 euro da parte sono i tuoi risparmi e su con quelli devi vivere, o sono 30.000 euro morti in banca che ti danno il 2 netto. Certo. Se tu mi dici questi sono i miei risparmi e con questi ci vivo, io ti dico no, l'investimento è meglio che non lo fai. Vai. Aspettiamo certo. un po' o facciamo una cosa più modesta o sì, quant'altro. Benissimo. Quindi ci vuole anche una certa etica, secondo me, in questo settore. Soprattutto in questo periodo. Bene, molto bene, io ti ringrazio, ti auguro buon meeting. Grazie. E ti faccio l'in bocca al lupo per questa attività e buon lavoro. Crepi il lupo. Grazie, grazie mille. Mille ciao a tutti, grazie. Ciao.